sottolineare che i CPA sono veramente un elemento importante in quel processo di formazione continua degli adulti. Si integrano in questo sistema che ha diversi elementi, ma il CPA con il riconoscimento delle competenze pregresse e con l'opportunità di avere queste competenze certificate è un elemento importante, può essere veramente un trampolino per le persone che vi partecipano, che hanno magari competenze limitate o che non hanno le loro competenze certificate, un trampolino per ulteriori opportunità di apprendimento attraverso processi formali e informali. Un elemento importante in quel panorama di riforme che il Ministro ha identificato oggi, che ha ricordato oggi, su cui il Governo si è impegnato, e quindi speriamo veramente che queste linee guida vengano poi adottate e che possano essere uno strumento utile per i vari CPA che stanno facendo, hanno fatto in questi ultimi anni gli sforzi notevoli per in qualche modo riconoscere le competenze e dare a tutti delle opportunità di formazione sul mercato del lavoro. Il tema della certificazione è il tema del riconoscimento di competenze oggettiva, per quanto possibile, da parte dell'istituzione scolastica, chiamo istituzione scolastica e CPA volutamente. Per fare questo, che è un tema delicatissimo, c'è stato il coinvolgimento, è stato richiesto nel 2020 il coinvolgimento dell'OCSE, che oggi ci ha presentato in linea di massima le linee guida per la valutazione nei CPA e per la certificazione delle competenze. Queste linee guida saranno poi consegnate, rese pubbliche per approfondimenti, per il possibile utilizzo dal punto di vista dei collegi docenti e poi anche per la valutazione da parte dell'amministrazione di quello che di queste linee guida potrà divenire poi norma cogente per tutti i CPA. L'istruzione degli adulti è una parte fondamentale, strutturale del disegno che stiamo riponendo sul campo della formazione tecnica e professionale. La formazione tecnica e professionale è un elemento fondamentale per lo sviluppo del Paese. Deve permettere di dare quelle conoscenze, quelle capacità, quelle competenze per permettere a tutto il Paese di riprendere un cammino di crescita. In questo è fondamentale anche tornare all'educazione degli adulti. L'educazione degli adulti non è un fatto marginale, non può essere neanche un fatto limitato semplicemente a coloro che hanno un bisogno di una prima alfabetizzazione nella nostra lingua. È un elemento cruciale che però va visto nell'insieme, nell'integrazione di tutte le parti. Le riforme che noi abbiamo fatto vanno tutte in questo senso. Da prima abbiamo la legge importante su la formazione e il reclutamento degli insegnanti. La seconda è stata la riforma delle ITS Academy, cioè degli istituti tecnici superiori di livello terziario avanzato, che permette di dare le qualifiche avanzate per poter far crescere il nostro Paese partendo dalle esperienze storiche e territoriali in cui abbiamo articolato l'economia del nostro Paese. A queste si collega la formazione tecnica e la formazione professionale, con un collegamento necessario, sempre più necessario, con le qualifiche offerte dalle regioni. In questo quadro le altre riforme che il PNR ci chiede sono l'orientamento, cioè la capacità non di fare il marketing dell'autonomamento, ma di accompagnare tutte le nostre persone, tutta la nostra gente verso una scelta ponderata, ragionata, che sia una scelta che permetta loro non solo di avere un lavoro, ma anche un proprio ruolo nella società. Una scelta che poi può cambiare nel tempo, che può articolarsi. Per questo diventa fondamentale allora che quello che oggi si chiama i CPA e che io vorrei chiamare gli istituti statali per l'educazione degli adulti diventi una parte sempre più integrata di questo grande quadro che stiamo disegnando. Che si completa con la riorganizzazione sul territorio della stessa struttura scolastica, coinvolgendo di più le regioni, coinvolgendo d'altra parte le economie locali, ma coinvolgendo anche il quadro complessivo in cui l'Italia nel suo insieme si colloca nel contesto europeo e mondiale. Stiamo quindi facendo un'azione di riforma profonda, vera, che riguarda tutto il Paese e il suo futuro.